Mi dica cosa non le piace di se stessa, diceva il buon Christian Troy in Nip and Tuck, mettendo le persone di fronte al loro rapporto con la bellezza e il proprio corpo. Che problema hai col sesso è invece la domanda tipo di Otis Milburn, il protagonista di Sex Education, la British dramedy di Netflix senza peli sulla lingua che, scherzando su miti da sfatare e sull'ignoranza sul sesso soprattutto tra gli adolescenti, ha voluto sensibilizzare il pubblico su argomenti considerati ancora oggi dei tabù. E per l'ultimo giro di boa annunciato per tempo onde evitare il fuggi-fuggi del cast principale che era nell'aria in un'eventuale quinta stagione, la serie ha scelto di alzare il tiro aggiungendo un punto di vista scomodo ed importante all'equazione e allo stesso tempo chiudere tutte le storyline principali, lasciando così aperte le porte per il futuro e all'inizio della vita da adulti dei personaggi dopo il liceo. La quarta e ultima stagione di Sex Education inizia con le nuove vite della maggior parte dei protagonisti, sia i giovani che gli adulti. Dal liceo Moordale ci spostiamo così a Cavendish, la nuova scuola che frequentano i personaggi dove la parola d'ordine è niente gossip e c'è anche un'apertura e sensibilizzazione verso qualsiasi tipo di gender o di disabilità. Un luogo che sembra quasi fin troppo ideale e idilliaco ad Otis ed Eric, rispettivamente interpretati da Asa Butterfield e Nkuti Gatua, e decisamente troppo zuccheroso ed edulcorato a Ruby, interpretata da Mimi Keene, che cerca disperatamente di entrare a far parte del gruppo più popolare della scuola, che non è per niente come lo potreste immaginare. Cavendish rappresenta quindi quasi un posto fuori dal tempo e dallo spazio, e proprio per questo parodistico di un certo tipo di luoghi privi di tossicità, e che gioca moltissimo coi colori, la luce e la fotografia per metterli in contrasto col mondo là fuori e con ciò che accade oltreoceano. Otis vorrebbe aprire anche qui una consulenza gratuita come terapista sessuale mentre cerca di far funzionare la relazione a distanza con Maeve, interpretata da Emma Makey, partita oltreoceano per gli Stati Uniti grazie al prestigioso corso di scrittura per cui ha sudato e dove mette in dubbio le proprie capacità quando la posta in gioco si fa alta. Peccato però che esista già un consulto e a gestirlo è la misteriosa O, la ragazza molto sicura di sé che darà non poco filo da torcere al protagonista. Ma il punto è proprio questo: vale davvero la legge di chi arriva prima se l'altro lo sa fare meglio? E chi è stato ad avere prima un'idea così rivoluzionaria per quel posto nell'entroterra britannico? Il fatto poi che questa nemesi si faccia chiamare O, ovvero l'iniziale di Otis, è emblematico, e lo è altrettanto che proprio il protagonista, un maschio bianco cisessuale, si metta in discussione. C'è un grande lavoro da parte della creatrice Lauren Hunn nel voler chiudere tutte le storyline senza il bisogno di un happy ending a tutti i costi, scegliendo piuttosto una risoluzione delle varie linee narrative che lasci aperto al futuro il destino dei personaggi. Il sesso è per l'ultima volta la lente attraverso cui vengono raccontate le storie a cui si parla al pubblico, tanto agli adolescenti quanto ai genitori, per provare così a sensibilizzarli su come affrontare con i propri figli certi argomenti senza rendere necessariamente tutto imbarazzante e soprattutto poco produttivo. Tuttavia c'è una certa disomogeneità tra le tante storyline messe in campo in questo ultimo ciclo di episodi, soprattutto per quanto riguarda i nuovi personaggi che non sempre sono approfonditi a dovere, ma allo stesso tempo è anche interessante e stimolante vedere così tante identità di genere mescolate insieme che parlano proprio di sessualità. Questi adolescenti poi sbagliano e commettono errori, e lo fa anche Otis, che si ritroverà diviso fra un nuovo possibile amore e una vecchia fiamma, e col rapporto con Eric che comincerà a scricchiolare. Ma anche altri background saranno portati alla luce per provare a chiudere un cerchio. Quello della famiglia Melbourne da parte materna, quello di Jackson e quello di Cal. Certo, non sempre la serie ci riesce appieno, ma almeno porta a riflettere su tanti aspetti che spesso diamo per scontati nella nostra quotidianità, e questo non è un fattore da poco. Ora però viene da chiederci, chissà se dopo 4 stagioni ci siamo sex-educati un po' anche noi. E voi cosa ne pensate? Vi mancherà Sex Education? Fatecelo sapere nei commenti.